Benvenuti, iniziamo oggi ad addentrarci nei contenuti veri e propri di questo corso sulla storia contemporanea degli Stati Uniti, che appunto oggi inizieremo ad analizzare la storia prima della formazione delle 13 colonie che potete vedere qua nella parte orientale del Nord America. E poi, diciamo, se ci riusciamo, ma penso di sì, cercheremo di capire perché questa società coloniale che si formò durante il 600, dopo la seconda metà del 700, con più precisione attorno al 1776, decise di intraprendere un cammino di separazione dalla madrepatria inglese per andare proprio a formare quello che conosciamo come gli Stati Uniti d'America. Quindi, più precisamente, tre punti che saranno al centro della nostra lezione di oggi. Uno, il processo di colonizzazione. In particolare cercheremo di vedere quali sono le cause che spinsero manipoli di sudditi inglesi a intraprendere un viaggio pericoloso per arrivare in un territorio sconosciuto e formare lì delle comunità sociali e politiche. Poi cerchiamo di analizzare le caratteristiche della società coloniale che si formò durante il 600, perché come vedremo, noi parliamo di società coloniale, ma soprattutto tra la parte nord, quello che conosciamo adesso come New England, e la parte meridionale, Virginia e Stati del Sud, fin proprio dall'inizio ci furono delle importanti differenze che, come vedremo, poi articoleranno alcuni dei conflitti principali, uno su tutti, quello sulla schiavitù, per esempio, che saranno al centro della storia degli Stati Uniti fino al giorno d'oggi, direi. E poi cerchiamo appunto di capire quali furono i fattori che spinsero verso la dichiarazione di indipendenza, la guerra di indipendenza, la rivoluzione di indipendenza e quale fu il suo risultato. Beh, allora, eccoci qua. Iniziamo dalla prima questione. La colonizzazione della parte orientale del Nord America da parte di colonie provenienti dall'Inghilterra. In questa mappa possiamo vedere in modo un po' schematico quali furono le principali rotte e i principali luoghi di sbarco dei primi coloni inglesi durante il 600. Allora, di solito la seconda rotta, questa, che arriva a Jamestown, scusate, che arriva nel Chesapeake Bay e che fonda la città di Jamestown, è considerata la prima, però in realtà già nel 1585, in quella che è l'attuale North Carolina, ci fu un primo sbarco di coloni inglesi, quasi tutti uomini, capitanati da Sir Walter Raleigh. Ora, qui si trattava proprio di un'esplorazione il cui ultimo fine era la ricerca di oro e di argento. Erano tutti uomini e, diciamo, non trovandolo, fecero velocemente rientro in Inghilterra. Sempre su questa rotta del 1585 avvenne un altro sbarco, un anno dopo, di coloni che andavano un po' a rinforzare questo primo sbarco. Questo secondo gruppo sparì nel nulla. Quando arrivarono i rifornimenti, il villaggio era stato completamente abbandonato e al giorno d'oggi non sappiamo bene che cosa successe a questo secondo gruppo di coloni. Una delle ipotesi più probabili è che andarono a vivere con le tribù di nativi americani che si trovavano in quella stessa regione. Quindi, diciamo, dovremmo probabilmente considerare il primo vero e proprio tentativo di colonizzazione, questa seconda rotta,
che nel 1607 arrivò in questa che è l'attuale Virginia, più precisamente nella quella che vi dicevo, questa lunga e profonda insenatura che è conosciuta come Chesapeake Bay, e appunto questo gruppo di coloni fondò la città, insomma la città e il nucleo abitativo di Jamestown. Ora può essere utile introdurre subito una precisazione. Questa iniziativa, questo tentativo di colonizzazione aveva il beneplacito della corona, ma in realtà era portato avanti da una compagnia privata, la Virginia Company. Quindi fin dal primo momento, anche rispetto ai tipi di colonizzazione che avvennero il secolo precedente da parte per esempio degli spagnoli, quello che vediamo qua è che c'è un elemento eminentemente commerciale alla base della colonizzazione della zona del Chesapeake Bay. Sì, anche il nome. Sì, una domanda. Ah, Virginia Company. Quindi chiedevano il nome, se a casa non hanno sentito, della compagnia, società che colonizzò questa prima regione. Ora attenzione, perché il fatto che sia poi una società, che ci sia un elemento commerciale di sfruttamento così evidente, andrà proprio a definire la natura sociale e politica della colonizzazione meridionale, quindi anche del tipo di società che emerse. Come vedremo invece ci saranno delle differenze importanti con il nord, con il New England. La colonia venne appunto battezzata Virginia in onore della regina Elisabetta, conosciuta anche come la regina Vergine. Una terza rotta, eccola qua, che sbarcò in quello che è l'attuale Massachusetts, lo potete vedere qua in azzurro blu nella seconda mappa, era un gruppo, in questo caso di pellegrini, appartenenti a una congregazione protestante, che in realtà si andava in origine avrebbe dovuto raggiungere gli altri coloni a Jamestown, però una tempesta spinse molto più a nord l'imbarcazione su cui si trovavano, la Mayflower, quindi li spinse a Cape Cod, no? E poi quelli che conosciamo come pellegrini sbarcarono qua e dettero vita al nucleo abitativo di Plymouth, nell'attuale Massachusetts. Questi pellegrini puritani erano appunto una congregazione che dall'Inghilterra si era già mossa verso l'Olanda prima del 1607, in parte perché perseguitata, ma in parte, diciamo, qui la questione importante è che l'idea centrale è un disaccordo di tipo teologico trattandosi di una congregazione tipo protestante, con la religione cattolica, ma anche con la religione anglicana, no? Che è diciamo la religione ufficiale dell'Inghilterra e della Gran Bretagna in quel momento. E il conflitto è proprio, da qui il nome puritani, è sul fatto che anche gli anglicani, cioè la religione ufficiale dell'Inghilterra, pur essendosi separata dalla religione cattolica, non abbia in realtà
recuperato quegli elementi di purezza che secondo questi pellegrini dovrebbero definire la vita di un religioso. E quindi, diciamo, sulla base di questo conflitto c'è un primo spostamento in Olanda e poi finalmente c'è l'avventura della Mayflower e lo sbarco in questa parte degli Stati Uniti. Bene, allora ci torneremo più avanti, però è già molto chiaro che c'è una prima differenza importante, anche se occhio, perché non è che la religione fosse e sarà l'unico elemento che definirà questi tentativi di colonizzazione, perché c'è anche lì un elemento comunque di successo economico e commerciale, anche se più importante è quello della costruzione di società religiose che rispettino davvero l'essenza del messaggio cristiano. Però evidentemente rispetto a un tipo di colonizzazione gestita da una compagnia e che poi, come vedremo, seguirà un po' questa tradizione e quindi avrà una natura molto precisa di sfruttamento economico, già vediamo che c'è una differenza molto molto importante che si manterrà nei decenni successivi, nel secolo successivo. Ora, nelle storie tradizionali, se vogliamo, degli Stati Uniti d'America, uno, diciamo, da questo primo resoconto delle tre rotte e le prime tre avventure di colonizzazione salterebbe già la descrizione delle società coloniali. Ecco, ultimamente la storiografia cerca anche però di sottolineare prima di tutto che questa non fu una scoperta ma una colonizzazione, che è una differenza molto molto importante. Perché non è una scoperta? Perché queste terre, che chiamiamo America del Nord, tra 15.000 e 60.000 anni prima del 1600, erano già state esplorate e abitate da popolazioni asiatiche che avevano attraversato lo stretto di Bering, che in quel momento era ghiacciato, per stabilirsi in America del Nord, ma poi anche per appunto esplorare e colonizzare a loro volta tutto il continente americano. Quindi dando vita a società con un'organizzazione politica piuttosto sofisticata, soprattutto nella parte del Messico attuale della regione andina, e che quindi si trovavano lì nel momento in cui questi due tentativi di colonizzazione si installarono nella parte orientale degli Stati Uniti. Quindi non c'è niente da scoprire, fu una colonizzazione e è importante mantenere presente fin da subito che la colonizzazione dette vita a un processo di interazione molto problematico con popolazioni e società locali di americani nativi. Ora, il risultato poi di questa interazione lo vedremo, ma lo conoscete bene, cioè la colonizzazione comportò il soggiogamento di queste popolazioni di americani nativi, un processo che si conclude, era già concluso ormai per la seconda metà del XIX secolo. Ecco, qui vi propongo un'altra mappa, ancora un po' più dettagliata. Cioè, questa mi interessa soprattutto per farvi vedere la direzione dei movimenti di esplorazione di queste popolazioni asiatiche. Ecco, questa mappa è invece una fotografia della situazione che i coloni, i sudditi britannici che sbarcano a Chesapeake Bay o a Cape Cod trovarono. No? Quindi
anche se meno densamente abitata rispetto alla regione andina e del Mesoamerica, comunque stiamo parlando anche per il Nord America di una presenza molto importante di tribù o nazioni, forse sarebbe il modo più corretto per chiamarle, di americani nativi. Beh, torneremo su questo, però è importante da un punto di vista epistemologico avere già questo molto, molto chiaro. Beh, allora, muoviamoci verso le ragioni della colonizzazione, cioè perché a un certo punto, come vi dicevo, gruppi diversi di sudditi britannici decidono di intraprendere quella che è un'avventura dagli esiti piuttosto incerti. Infatti i tassi di mortalità dei primi coloni sono altissimi, perché non solo c'è il viaggio, cioè la traversata transoceanica, ma c'è poi la grande sfida di come sopravvivere in un territorio, in una regione sconosciuta, con una flora e una fauna completamente diversa da quella europea e senza tutti gli strumenti che uno ha a disposizione nell'Inghilterra del 600, perché quello che uno si può portare dietro su una imbarcazione come la Mayflower, che fugge in fondo dalla persecuzione religiosa, o quello che uno si sta portando dietro per una colonizzazione e esplorazione di tipo commerciale, evidentemente è un tipo di equipaggio piuttosto ridotto. Allora, tanto per rompere subito un po' dello schematismo delle lezioni classiche, qualcuno di voi si sentirebbe di citare alcune delle ragioni più importanti, strutturali, che ci aiutano a spiegare il perché del processo, di questo primo processo di colonizzazione? Nulla? Ah, non può anche provare, no? Voglio dire. Sì, eccolo, sapete. Sì, che... L'arricchirsi comunque. Oh. La colonizzazione è sempre comunque guidata verso quello, perché sono dei territori ristorati con risorse, persone da poter mettere a lavoro. Ottimo. Ricchezze e persone. Ci giriamo intorno, poi lo definiamo un po' meglio, però credo. Come si chiama lei? Ok. Bene, quindi il vostro collega giustamente segnala due elementi. Arricchirsi, no? L'esplorazione, arricchirsi e muovere una parte della popolazione verso questi territori. Sentiamo ancora un po'. Benissimo. Benissimo, quindi altro ingrediente, altro fattore che cita la collega è questa competizione imperiale che è una caratteristica del 600. Direi che anche questo. Ora poi ci torniamo punto per punto, però per ora credo che stiamo sottolineando tutti aspetti importanti. Ora poi gli diamo anche dei numeri, vediamo le quantità che stanno dietro queste affermazioni. C'era qualcun altro là che... Sì? No, no. Qualcun altro aveva? No? Sono sbagliato? Va bene, beh, ok. Allora, perché non iniziamo dalla questione della popolazione, no? Beh, allora, è importante guardare questi numeri, che sono numeri relativi sia al caso specifico di Londra, dell'Inghilterra, ma che come vedete hanno però un po' a che fare con un trend generale, che è quello del boom demografico, che proprio attorno al 1500 e poi in modo sempre più accentuato, se guardate la curva, porta a una vera e propria esplosione demografica in Europa occidentale. Ora, noi ci interessa,
volevo solo richiamare la vostra attenzione sul fatto che non è un elemento specifico dell'impero britannico, però siccome a noi ci interessa soprattutto sapere perché i sudditi britannici decidono di muoversi, ecco, questi numeri sono piuttosto significativi, cioè tra il 1500 e il 1700 praticamente c'è un balzo veramente significativo della popolazione inglese e anche della città di Londra, che è un elemento importante perché un aumento specifico della popolazione generale potrebbe non spiegare l'esigenza di muoversi, ma l'aumento di una popolazione urbana, un aumento così importante, quindi di esseri umani che vivono in un luogo dove non hanno gli elementi necessari per nutrirsi, perché non sono in questo caso contadini che producono, no? I propri alimenti, ma vivono in un contesto urbano dove non sono diciamo autosufficienti e in cui il cibo scarseggia, come vedremo. Ecco, è già un elemento importante e strutturale per capire perché una parte dei sudditi britannici preferisce rischiare quel tipo di avventura, dagli esiti assolutamente incerti, rispetto alla alta probabilità di morire di malattie o per mancanza di cibo in Inghilterra. Quindi crisi sociodemografica, perché al boom demografico segue una crisi sociale causata dal boom demografico. Ora, perché quel dato, cioè oltre all'aumento generale della popolazione, perché il dato specifico sull'aumento degli abitanti urbani? Questo è un fenomeno che avete già trovato anche in altri corsi, perché poi è legato alla questione dell'industrializzazione inglese, sono le cosiddette enclosures, cioè verso la fine del Cinquecento i proprietari terrieri inglesi iniziano a ridurre lo spazio delle terre comunali su cui i contadini inglesi potevano diciamo lavorare e quindi produrre per il proprio autosostentamento. Bene, siccome c'è un aumento importante della domanda di lana, i proprietari terrieri decidono di eliminare queste terre comuni perché vogliono produrre, vogliono mettere diciamo in soldoni, vogliono avere più capi di bestiame per produrre più lana da esportare. Quindi diciamo c'è un effetto di espropriazione di terre da parte dei proprietari terrieri, di terre comunali, che spinge e alimenta questo flusso di migrazione dalla campagna verso la città. Ecco, quello stesso flusso poi spinge ancora per diciamo realizzare il processo di colonizzazione. Questa è una, appunto vi dicevo, dovete un po' immaginarvi che cosa vuol dire vivere nella Londra iperpopolata del 600 e del 700, e questo è diciamo è un'immagine satirica di William Hogarth che ci propone un po', diciamo, non avendo fotografie, un'immagine però di come, in termini un po' eccessivi, si svolgeva diciamo la vita nella Londra del 600, no? Quindi credo che un'immagine che aiuta a spiegare perché poi qualcuno decida di cercare l'avventura nel nuovo mondo. Quindi popolazione e ricchezza. Ora, quindi più che ricchezza direi che è sopravvivenza, perché poi vedremo che comunque sì, c'è anche il caso più specifico della ricchezza. Sì. Come, scusa? Esattamente. Questa diciamo l'idea di proporvi questa immagine è che effettivamente diciamo chi vive in queste condizioni
che sono condizioni che molto spesso portano alla morte, a una morte prematura, può decidere che almeno non ha nulla da perdere, se la possono giocare in un mondo nuovo, che poi è un mondo anche proposto in termini molto positivi da chi vuole fargli fare il viaggio, cioè un mondo di ricchezze, un mondo libero, nel caso per esempio dei puritani, un mondo dove riniziare da capo. Ora vedremo perché poi, cioè, la questione della terra e del simbolo sociale della terra, in un posto in cui la terra non c'è più, no? Perché le espropriazioni privano i contadini della terra, giocherà anche quello un ruolo piuttosto importante. Tutto chiaro fin qua? Beh, allora, poi dicevamo, invece, se saltiamo verso un livello macro, no? Cioè qui ci siamo occupati un po' del problema di chi perde la possibilità di produrre i propri alimenti, finisce a vivere in una città iperdensamente abitata e appunto non avendo nulla da perdere decide di muoversi verso il nuovo mondo. Però appunto c'è anche a un livello macro da parte della corona l'idea che la colonizzazione delle nuove terre avrebbe offerto alla corona e ai privati a cui la corona dà il permesso di andare e colonizzare quelle nuove terre, la possibilità di aumentare i flussi, i livelli del commercio e quindi arricchirsi, che era uno dei punti che proprio il vostro collega giustamente stava segnalando. Ora, tutto ciò avviene in un contesto, quello del 600 e del 700, in cui qualcuno parla di una prima globalizzazione, perché c'è un aumento molto importante dei livelli scambio e di interazione commerciale, culturale ed economica. Quindi la colonizzazione di quelle terre si inserisce dentro la possibilità di entrare dentro quell'aumento dei flussi, dei flussi commerciali. Cioè questo dinamismo che già esiste funziona anche quello come un incentivo sia per la corona che per le compagnie come la Virginia Company, per anche loro rischiare e andare a vedere che cosa si trova nel nuovo mondo. In un primo momento è molto primitivo come impulso, perché si cercano oro e argento, cosa che però non è abbondante in America del Nord, per cui poi vedremo che il commercio si nutrirà di elementi completamente diversi, tabacco, cotone, rum, che conferiranno a quelle società anche un elemento molto più dinamico rispetto a altri tipi di colonizzazione come quella spagnola, che è più fortunata perché trova importanti quantità di oro e d'argento, ma che quindi non svilupperà poi questo tipo di commercio che strutturalmente regge di più rispetto a quello dell'oro e dell'argento, perché l'oro e l'argento finiscono. Coltivare il cotone, il tabacco, produrre rum o canna da zucchero è qualcosa che invece si può continuare a fare in modo sistematico. No? Bene, poi qualcuno appunto stava giustamente, qualcuno ha introdotto la questione della rivalità imperiale, no? Questa è un'altra delle caratteristiche importanti sia del 600 che del 700. Ora qui credo che sia importante sottolineare il fatto che l'Inghilterra arriva tardi rispetto sia alla Spagna evidentemente, ma anche alla Francia. Queste due mappe sono piuttosto significative, no, al rispetto, perché a sinistra trovate l'estensione dell'impero spagnolo attorno al 600, quindi come potete vedere è un'estensione molto ampia. Però anche nel caso invece del Regno di Francia
che arriva un po' più tardi rispetto alla Spagna, qua potete vedere che rispetto ai piccoli puntini che sono le prime colonie, piccoli puntini non sono sulla mappa, li dovete immaginare ricordandovi Jamestown e Plymouth, ecco, insomma, avete un'idea di che cosa fosse la presenza coloniale francese nell'America del Nord. Quindi l'Inghilterra arriva tardi, ma con una spinta importante perché vuole recuperare il terreno che ha perduto rispetto alle altre due grandi potenze europee, no? Che sono la Spagna e la Francia in quel momento. Quindi diciamo la corona inglese ha tutto l'interesse a consentire che sia i pellegrini puritani che la Virginia Company o altre forme diciamo di società per azioni che inizieranno a lanciare altre spedizioni, ha tutto l'interesse che ciò accada, perché l'idea è diciamo di fare veloce, di recuperare il terreno, fare veloce perché non rimane tanto spazio libero, se guardate appunto questa seconda mappa, anche in America del Nord. Quindi c'è questo elemento, diciamo, di competizione imperiale che è molto sentito ed è molto, molto forte. Ora, questa è una cosa che, diciamo, che sfugge un po' anche a quest'idea dell'eccezionalismo, no? Perché a volte nei resoconti su questa storia o nei resoconti di questa storia della storiografia più eccezionalista ci si scorda di dire che appunto attorno al 1650 gli attori importanti, forti erano effettivamente la Spagna e la Francia, che erano state molto abili nel portare avanti un progetto di colonizzazione, di costruzione di imperi dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, ma anche dell'Oceano Pacifico, le Filippine, no? nel caso per esempio spagnolo, e che quindi, insomma, diciamo questo grande destino era tutt'altro che assicurato se guardiamo alla mappa del 1650. Infatti quello che vogliamo vedere e che vedremo durante il corso è, diciamo, perché poi invece questo destino che era tutt'altro che assicurato si trasforma invece nella creazione di quella che è attualmente la prima potenza mondiale. Bene, dicevamo appunto poi la religione, no? Ho iniziato un po' con quello quando abbiamo analizzato la terza rotta direttrice della colonizzazione, no? Questa è diciamo un'altra immagine, un po' satirica evidentemente anche questa, che ritrae una famiglia puritana del New England, no? Cioè della zona di Plymouth e del Massachusetts. Quindi appunto vi spiegavo prima che la ragione che spinge anche qui qualcuno a decidere di attraversare l'oceano e di iniziare una vita completamente nuova è da un lato il fatto che molto spesso queste congregazioni sono perseguitate in Inghilterra ma anche in Olanda, perché comunque propongono un'idea radicale diciamo della religione cristiana che molto spesso entra in conflitto col potere politico, vuole controllare, non vuole che esistano spazi, margini di autonomia che invece difendono queste, diciamo, queste congregazioni. Quindi c'è un pericolo di vita, potremmo tornare al concetto di non hanno nulla da perdere, però c'è anche appunto
il fascino, l'idea e la possibilità di costruire in un mondo nuovo dove non esistono strutture sociali, politiche, culturali, economiche preesistenti, perché tutto è da inventare. Quindi c'è il fascino e l'idea di costruire lì la società perfetta che possa seguire in un contesto libero i dettami della propria religione. Quindi non essere tollerati, come succederebbe diciamo in Europa, ma bensì essere loro l'elemento principale che costruirà queste nuove società. Quindi una libertà assoluta, nessun bisogno di tolleranza, anzi lì decidiamo noi come si vive la religione, quali sono i vincoli, le connessioni tra religione, politica ed economia. No? Poi torneremo dopo su quali sono le caratteristiche anche più specifiche della, diciamo, di queste, soprattutto della società a cui danno vita le congregazioni puritane. Bene, e poi ecco, qui c'è un elemento, se vogliamo, più simbolico, cioè qui abbiamo un po' analizzato elementi strutturali e materiali, no? Cioè la fame, la ricchezza, la competizione imperiale, la necessità di scappare dalla persecuzione religiosa, però diciamo nell'immaginario del suddito inglese del 1600 c'è anche l'idea che l'unica forma, diciamo, virtuosa e reale di vivere è quella di vivere lavorando la terra. Quindi l'idea di poter, diciamo, emigrare, se vogliamo, in uno spazio in cui, come abbiamo visto, non è in realtà disabitato, però in cui c'è, rispetto a quest'immagine, no? Quella del, diciamo, delle enclosures, evidentemente una abbondanza di terre vergini dove uno può, diciamo, ricostruirsi come essere umano compiuto, no? Perché lavorare la terra è quello che dà anche il senso all'esistenza. E, ecco, questo, diciamo, questo rimarrà costante e importante nel nutrire anche diciamo, i flussi di colonizzazione, di emigrazione da l'Europa occidentale verso gli Stati Uniti d'America, cioè l'idea di che io possa essere proprietario della mia terra, quindi diciamo riprodurre qualcosa che in Europa non è più possibile, diciamo non è più possibile fare. Questo, diciamo, un elemento che a volte si scorda, ma da un punto di vista simbolico, come ricorda parte della storiografia, invece è molto, molto importante. Bene, allora, cerchiamo adesso di approfondire un po' la questione delle differenze tra le due società coloniali, no? Io l'ho accennato fin dall'inizio, però ora andiamo a vederle un po' più nello, diciamo, nello specifico. Quindi iniziamo effettivamente da quella che abbiamo definito come seconda rotta, no? Quella che arriva in Virginia, nell'attuale Virginia, che fonda nel 1607 qua Jamestown. Bene, allora, questa inizia, come vi dicevo, come un'iniziativa della Virginia Company. Però anche nei decenni successivi la caratteristica di chi arriva in questa regione specifica del Nord America, no? Meridionale, è che normalmente sono signori proprietari terrieri, che sono già proprietà terrieri anche in Inghilterra, e ricchi mercanti che hanno ricevuto il diritto di colonizzazione da parte della corona. Quindi non stiamo parlando appunto di, diciamo di
sudditi che alla spicciolata o per ragioni diverse arrivano nella regione della Chesapeake Bay, ma stiamo parlando appunto di mercanti, nobili e signori che si portano dietro molto spesso sotto forma di schiavitù temporanea, cioè sono dei contratti per cui mercanti, nobili e signori portano sulle loro, diciamo, sulle imbarcazioni che arrivano qua, sudditi britannici che rinunciano alla loro libertà per 10, 5, 10 anni, cioè in quel periodo lavoreranno praticamente gratis per i signori e poi otterranno la libertà, che è una differenza fondamentale invece con gli schiavi di origine africana che vengono importati e che rimangono schiavi, perché lì c'è una questione razziale, no? Non sono bianchi, sono neri, e che rimarranno schiavi per tutta la vita. Qui quindi che cosa succede? Che molto, diciamo, fin da subito signori mercanti e nobili diventano anche qua proprietari di vasti appezzamenti di terra, di veri e propri latifondi. E questi latifondi vengono immediatamente utilizzati per la produzione di quei prodotti che fanno parte di quell'aumento dei flussi commerciali di cui vi parlavo prima. Quindi in un primo momento è soprattutto tabacco e in un secondo momento cotone, che come sapete forse è il prodotto che proprio per via della rivoluzione industriale sarà fortemente richiesto dalle industrie inglesi per trasformarlo, per essere trasformato in tessuti. Ecco, vi dicevo che quindi il tipo di colonizzazione che avviene è una colonizzazione che potremmo definire tipo proprietario, dove chi finisce a vivere in queste regioni, oltre ai signori, è un tipo di manodopera schiava. Ora, immediatamente questa manodopera di tipo schiava viene sostituita invece con l'importazione di schiavi africani dalle regioni occidentali dell'Africa. Ora vedremo come e perché. Quindi è una società, è anch'essa religiosa, anch'essa protestante, senza quel radicalismo e radicalità dei pellegrini, ma che non ha come obiettivo costruire una società nuova, ha come obiettivo costruire delle unità economiche che possano integrarsi in quei flussi commerciali che stanno aumentando in modo prodigioso durante il Seicento. Ecco, questo è quello che si suole definire come commercio triangolare, no? In cui l'economia della Virginia, del North Carolina, del South Carolina, della Georgia o del Mississippi, cerca e si inserisce con grande successo. Quindi si esportano in larga parte materie prime, no? Cioè cotone, tabacco, anche rum, ma soprattutto tabacco e cotone, con cui poi, che vengono poi trasformati in tessuti e manufatti, e se seguite questa seconda freccia, vengono utilizzati per comprare schiavi, manodopera schiava, nella parte occidentale, nord-occidentale dell'Africa. Schiavi che poi vengono, comprati e venduti ai proprietari terrieri
che stanno producendo tabacco e cotone e che possono comprare proprio grazie al fatto che c'è un aumento imponente della vendita dei prodotti che loro stanno coltivando. Questo si chiama commercio triangolare, no? Perché è un diciamo, triangolo che si autoalimenta e che determina il grande successo economico della colonizzazione della parte meridionale di quelli che saranno gli Stati Uniti, che in questo momento sono ancora invece colonie britanniche. Infatti, se posso anticiparmi, diciamo, il grande problema sarà che diciamo, è così redditizio questo tipo di commercio che uno dei grandi elementi di conflitto tra Londra e le colonie diventerà proprio il fatto che, siccome la Gran Bretagna vuole controllare questi flussi commerciali, a un certo punto anche i proprietari terrieri del sud vorranno invece essere completamente, vorranno controllare completamente questi flussi senza farli passare necessariamente da Londra, senza pagare tasse, senza che ci sia un controllo diciamo dei burocrati dell'impero, diciamo dell'impero britannico. Però ecco, qui appunto, che cos'è che vorrei che fosse chiaro? Perché poi spiega molto del conflitto anche sulla questione della razza e della schiavitù, quando andremo a vedere diciamo, il perché della guerra civile e il perché anche di questo permanere del tema razziale anche oggi negli Stati Uniti. Perché qui diciamo, si insedia un tipo diciamo, di società dove il commercio è tutto, dove l'economia è tutto, dove la ricchezza è tutto e dove un elemento cruciale per mantenere quella ricchezza è proprio l'uso di manodopera schiava proveniente dall'Africa occidentale. Cioè l'economia di queste regioni gira completamente attorno alla produzione di tabacco e cotone. Per produrre tabacco e cotone c'è bisogno di manodopera diciamo schiava, nella prospettiva diciamo dei produttori. E quindi nel momento in cui da un punto di vista etico e anche però economico verrà messo in dubbio la legittimità del sistema schiavistico, sarà molto difficile per così i signorotti del sud degli Stati Uniti rinunciare all'uso della manodopera schiava, anche perché l'economia non si può separare dalla società, cioè questo tipo di sistema produttivo poi va a articolare una società con dei valori, con dei meccanismi, con dei simboli, con delle fonti di privilegio e diciamo rinunciare agli schiavi vuol dire rinunciare all'economia ma anche a quel tipo di società e alla propria posizione dentro quel tipo di società. Però qui mi sto andando un po' troppo avanti. Bene. Ecco, di ben altra natura è invece appunto la società che troviamo in quello che diciamo, definiamo come New England, no? Quindi la parte meridionale della costa est del Nord America. No? Qui la vedete ben chiara, no? E qua quest'altra mappa invece nella configurazione attuale di quello che sono gli Stati Uniti, degli Stati Uniti d'America. Allora, dunque, qui prima di tutto, diciamo, lasciamo per un attimo fare i puritani, no? Che sono un po' la carne da cannone del processo di colonizzazione, ma chi è che sta pagando in questo caso e organizzando il processo di colonizzazione così come nel caso della Virginia era la Virginia Company? E qui sono società per azioni, cioè diciamo è una forma completamente diversa, no?
sono società per azioni in cui soprattutto, diciamo, mercanti, questo ricorda un po' tra l'altro la forma in cui si è organizzata Venezia, no? Dal punto di vista commerciale nel Medioevo, però. Diciamo, siccome è un'avventura rischiosa, vengono fatti degli investimenti collettivi, per cui si affittano, comprano, fanno costruire delle imbarcazioni, si armano, poi si reclutano marinai, ma anche chi poi deve andare a vivere in quelle diciamo, parti dell'America del Nord. Ora, il fatto che sia società di operazioni, immediatamente anche dal punto di vista commerciale, conferisce una certa orizzontalità al tipo di organizzazione, no? Cioè, nel momento anche in cui si sbarca, di solito c'è un consiglio che poi si trasformerà in assemblea che prende le decisioni. Quindi, cioè, rispetto al signore nobile che ha un permesso della corona, va, si porta dietro manodopera schiava, prima britannica e poi schiavi, qui invece abbiamo fin da subito, anche lasciando stare la questione dei puritani, che portano con sé un tipo di cultura tutta loro, anche dal punto di vista dell'organizzazione commerciale della colonizzazione abbiamo un elemento di maggior orizzontalità. Bene, questo poi ovviamente è rafforzato dal fatto che chi poi è reclutato per andare a colonizzare poi in pratica i nuovi territori sono evidentemente queste congregazioni puritane, che, come dicevo prima, hanno evidentemente un'idea anch'essi molto più orizzontale del funzionamento di una comunità, no? Cioè, le decisioni vengono prese comunque in modo collettivo, perché non c'è un padrone o un signore, no? Anzi, in fondo si sta un po' fuggendo anche da quell'idea. Quindi questo è, diciamo, il primo punto importante, la prima differenza. Quindi c'è un accenno a un'organizzazione, se vogliamo, proto-democratica, no? di queste società, l'opposto di quello che sta succedendo in Virginia. E poi, siccome, diciamo, l'idea qui non è inserirsi attraverso la produzione del cotone o del tabacco in quei flussi commerciali, ma è più vicino a tutte le questioni di cui vi dicevo prima, cioè la terra, la libertà, la libertà economica, cioè aver di che vivere, ma anche la libertà religiosa. Quello che succede è che non si creano questi grandi latifondi che poi nel sud impediscono anche lo sviluppo di centri urbani veri e propri. Cioè, la società del sud è una società che rimane per molto tempo rurale, in cui i centri urbani sono molto poco sviluppati. In questo caso, invece, il fatto che una parte, diciamo, dei nuovi abitanti si dedichi all'agricoltura, però un'altra parte si dedica a tutti i servizi necessari per vivere nel nuovo mondo, no? Cioè fabbri, falegnami, carpentieri, tutto. Questi invece vanno progressivamente a alimentare centri urbani che diverranno un po' la caratteristica del New England, cioè le prime grandi città, Boston, no? Solo per citarne una, statunitensi prenderanno forma proprio nel New England, e proprio come conseguenza di queste caratteristiche, di queste differenze ha il tipo di colonizzazione che si sta costruendo. E l'altro elemento importante di cui credo che dobbiate tener conto, ancora una volta poi per capire
quello che succede nella seconda parte del XIX secolo, anche in termini di guerra civile, cioè perché il Nord poi vince. Cioè, qui avete già qualche elemento, cioè questa si sta già configurando come una società, diciamo, più articolata, se vogliamo anche più avanzata, dove diciamo, ci sono già gli ingredienti di quello che sarà il processo di industrializzazione, perché non c'è diciamo, una dipendenza dalla terra, al contrario. No? Ma poi c'è anche un fattore demografico, cioè ecco, nel fondo il New England finisce per assomigliare molto di più all'Europa occidentale, quindi per esempio anche da un punto di vista demografico, mentre il sud, appunto, poco urbano, ma anche con appunto livelli di popolazione molto più bassi, perché poi il grosso della popolazione sono gli schiavi, diciamo, nel sud degli Stati Uniti, qua invece diciamo, la società si sviluppa, se vogliamo, in un modo più naturale e quindi diciamo, si assiste soprattutto durante il Settecento a un importante aumento della curva, diciamo, della curva demografica. Insomma, per dirlo in modo più semplice, è molto più popolato il New England rispetto al sud degli Stati Uniti. E ovviamente l'altro elemento molto importante è che, sebbene anche qui la schiavitù sia ammessa, sia legale, nonostante diciamo, questa apparente contraddizione anche tra la religione puritana e l'idea stessa della schiavitù, però anche qui è legale ed è ammessa, proprio per il tipo di attività economiche e il tipo di società che si sta articolando in questa parte, negli Stati Uniti, la presenza degli schiavi è molto ridotta e lo sarà sempre di più, perché nel momento in cui l'economia poi si diversifica, iniziano diciamo, prosperare attività economiche di tipo industriale o proto-industriale, diciamo, il bisogno della manodopera diciamo, di tipo diciamo, di schiavi sarà minore o quasi del tutto assente rispetto invece diciamo, al sud. Degli Stati Uniti. Quindi ecco, diciamo, stiamo parlando realmente di due realtà che hanno evidentemente dei punti in comune, ripeto, cioè anche l'idea di prosperare, di arricchirsi, che è presente anche nel New England, però è interpretata in un modo molto diverso, no? Cioè qui è quasi un'idea di successo individuale, no? Dell'individuo, che poi se ricordate è anche molto protestante, no? Evidentemente come idea, cioè è molto legata anche alla religione, no? E invece diciamo nel sud è molto diverso come tipo di interpretazione di che cos'è diciamo di che cos'è la ricchezza, e poi tutte queste altre caratteristiche che quindi insomma ci regalano due nuclei di colonizzazione piuttosto diversi. E occhio, perché appunto, cioè, tanti dei conflitti che emergono da queste diciamo differenze che sono differenze che nascono nel Seicento, poi articoleranno tante delle linee di conflitto della storia degli Stati Uniti durante il Settecento e l'Ottocento. E ripeto, non mi stanco, forse vi annoio su questa questione, ma la questione razziale è una questione completamente irrisolta, cioè completamente no, ma cioè, rimane molto pesante, no? Diciamo, nella forma in cui gli Stati Uniti vivono politicamente e culturalmente. Ecco, la radice di molte di queste questioni viene proprio da qua. E un ultimo elemento sull'idea degli Stati Uniti come esperimento eccezionale. Anche questa viene dal New England, cioè per esempio i puritani si riferiscono alle società che stanno costruendo, per esempio come The City Upon the Hill, no? Cioè è un riferimento alle scritture sacre, no? Cioè l'idea di un esempio
puro ed eccezionale, che sta un po' al di sopra degli altri, The City Upon the Hill, e che poi illumina un po' anche tutte le altre realtà. Ecco, questo viene un po' anche, è una forma di, è un'evoluzione nazionalista della religione, che c'è già ora e che poi però, diciamo, diventerà molto più strutturata e molto più forte. Però questa idea dell'eccezionalismo viene anche da qui, cioè dalla società religiosa puritana del New England del 1600. Domande fin qua? Tutto chiaro? Dubbi? Sì. Puoi parlare un po' più forte? Sì, sì. Nel senso che le società per azioni prendono decisioni in modo collettivo. Da parte del New England? Sì. Beh, perché c'è un board, comunque, in cui diciamo chi ha investito ha diritto di parola e di decisione. Quindi, cioè, fin da subito l'organizzazione istituzionale, dopo lo sbarco, cioè chi gestisce, chi decide che cosa si deve fare, che cosa si deve produrre, perché lo si deve fare, dove si costruisce, dove non si costruisce, avviene attraverso dei processi di discussione, perché appunto gli investitori hanno diritto di parola. Quindi, diciamo, molto spesso questo è indicato come l'inizio di istituzioni di tipo deliberativo e diciamo democratico, cioè ovviamente c'è una transizione, no, tra questo e istituzioni di tipo democratico. Questa transizione avviene attraverso i decenni, cioè quello che nasce come un board diciamo di investitori poi si trasforma invece in un'istituzione più democratica in cui elementi della società si ritrovano per decidere sulle sorti diciamo dell'avventura coloniale. È più chiaro? Cioè, rispetto appunto a chi riceve un permesso di colonizzazione perché è nobile e signore e quindi in realtà è responsabile delle sue decisioni solo di fronte alla colonia, che comunque non interviene se non ci sono diciamo problemi rilevanti. Si capisce un po', diciamo, la differenza, no? con il tipo di organizzazione invece che abbiamo nel New England, che fin da subito è più democratico. Altre domande su questo o su altre parti? Cosa? Sì, 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 posso, sì, caricherò le slide, sì, quindi mi si chiede se le devo mettere a disposizione, sì. La risposta è sì, lo dico per Zoom. Bene, allora, ecco, dove invece non ci sono molte differenze, direi, è nella forma in cui diciamo i coloni, tanto quelli del New England come quelli della Chesapeake Bay, interagiscono con gli americani nativi, cioè è un'interazione evidentemente violenta, diciamo non sempre ma spesso, in cui in realtà è proprio la fame di terra che spinge sempre di più allo scontro le due, diciamo le due società, no? Perché, cioè, l'aumento continuo di arrivi di coloni fa sì che ci sia un aumento continuo di fame di terra, no? Questo ormai è chiaro, no? Che la terra, cioè possedere la terra sia al sud che al nord per ragioni diverse è comunque un po' cruciale alla base, no? dell'avventura coloniale. E diciamo, queste terre sono appunto abitate e utilizzate dagli americani nativi che ci cacciano, ci raccolgono, in parte
in alcune parti dell'anno anche ci coltivano. E quindi è proprio un conflitto per la proprietà della terra, quello che alimenta questa relazione così violenta tra i coloni e le popolazioni locali. E il che spiega anche, ancora una volta, appunto quella che è una contraddizione, cioè l'idea, no, tra l'altro questa immagine ritrae proprio una guerra tra puritani e tra pellegrini, tra coloni puritani e americani nativi. Cioè, quindi anche in quella che è la parte, se vogliamo, più utopica della colonizzazione, c'è un altissimo livello di violenza verso le popolazioni locali, che non, diciamo, non si risolve. Si risolve con la sconfitta completa degli americani nativi, che ormai è praticamente cosa fatta nella seconda metà dell'Ottocento. Però questo è un elemento assolutamente in comune, non sarà mai, mentre la schiavitù diverrà, no, fonte di conflitto tra queste esperienze diverse di colonizzazione, la relazione con gli americani nativi non sarà mai nel fondo fonte di una guerra civile tra diversi settori della popolazione prima coloniale e poi degli Stati Uniti. Bene, allora, ultimo punto, no? Cioè, abbiamo visto il come e il perché della colonizzazione e abbiamo cercato di capire quali sono le caratteristiche poi delle società, della società coloniale. Ecco, l'ultimo punto che vorrei analizzare con voi oggi è il processo che poi porta all'indipendenza di queste colonie dalla madrepatria britannica. E come ho fatto prima, perché magari non iniziamo cercando di capire se avete qualche idea su quali sono i fattori che, perché appunto uno spesso legge la storia come un processo naturale, no? Conoscendo un po' come va a finire, è ovvio che a un certo punto, no, pensiamo le colonie decidono di diventare indipendenti, ma non è ovvio per nulla, cioè ci sono dei perché, ci sono dei processi di tipo diverso che poi invece causano o innescano degli altri processi storici, cioè, quindi che la colonizzazione dovesse per forza sboccare in un processo di indipendenza non era assolutamente prevedibile, evidentemente, anche perché stiamo parlando in questo caso di una società che è, gemella della madrepatria, cioè si parla la stessa lingua, la religione è la stessa, la cultura è la stessa, qui stiamo parlando di sudditi britannici che semplicemente vivono dall'altra parte dell'oceano. Allora, perché una relazione che funziona per un certo periodo entra in crisi e perché lo fa in un momento ben preciso? Qualcuno ha un'idea? Dico, anche come prima possiamo fare, cioè, sì? Ok, però la domanda è perché a un certo punto non vuoi più essere controllato dal re, cioè che cosa succede che una cosa che prima più o meno funzionava, no? A un certo punto invece entra in crisi, no? Cioè, perché non, cioè, quali sono le decisioni del re o della monarchia o del Parlamento britannico che in un primo momento sono anche condivise e condivisibili, invece questo consenso si rompe. Cosa?
Ok, aumento dei dazi. Questo è una prima, diciamo, un fattore materiale importante, che direi è un po' la prima causa, no? Che potremmo indicare. Ora appunto arriviamo a descriverla come abbiamo fatto prima con precisione. Però sì, cioè a un certo punto sono, se la volessimo mettere in termini più sofisticati, cioè sono le politiche fiscali, no, della monarchia, che a un certo punto cambiano e mettono in crisi il rapporto tra le colonie e la madrepatria. Ripeto, ora lo analizzeremo bene. Altre questioni che... Sì? Sì, occhio perché la guerra dei sette anni la vince la madrepatria inglese in modo bello, bello forte. Però credo che una cosa che lei dice è, in realtà merita un po' di attenzione, cioè, però io la vedrei da un altro punto di vista, cioè è il fatto che non ci sia forse anche più un pericolo francese che rende meno necessaria anche la presenza della protezione militare della, diciamo, della madrepatria. Senza dubbio anche questo è un fattore geopolitico importante in un contesto di scontro con la madrepatria, no? Cioè, se uno prima diciamo, poteva decidere di essere più moderato proprio per il pericolo, no, della presenza francese, dopo il 1763, che è quando finisce la guerra dei sette anni, questo pericolo non c'è più, quindi diciamo, in una situazione appunto di conflitto per le politiche fiscali certamente c'è più libertà, più margine. Sì, mi sembra che questo possa essere. Altre cose che vi vengono in... Sì? Sì, sì, un attimo perché aveva appena iniziato a parlare una collega sua, ora poi le do subito la parola. La mancanza di rappresentazione. Sì. Sì, più che i tempi c'è proprio un problema pratico e filosofico, di filosofia politica, sull'idea diciamo della rappresentanza politica, no? Soprattutto nel momento in cui le politiche fiscali cambiano ed iniziano a essere molto più pesanti. Quindi lì cioè, gli anglo-americani, che iniziano a essere anglo-americani, iniziano a porsi il problema del bene, allora certe decisioni di politica fiscale però vanno prese fra tutti. Quindi, però fra tutti non possono essere prese perché noi non siamo rappresentati come anglo-americani nel Parlamento britannico e quindi non abbiamo voce in capitolo. Quindi c'è un problema appunto pratico-filosofico, pratico perché non hanno voce in capitolo, diciamo di filosofia politica perché la questione è, cioè abbiamo diritto a una rappresentanza politica? Dove risiede la sovranità popolare? Nel Parlamento, bene, però quindi deve rappresentare anche noi quel Parlamento. Anche questo, ora lo vedremo, però sono tutte cose assolutamente che entrano tra i fattori. Altre cose? Cosa? Come? Ah sì, grazie. Ragazzo da casa, per favore. Ecco, niente, sì. Pensavo proprio... Marco. Sì. Sì, sono io Marco. Volevo citare appunto la rappresentanza che gli angloamericani tendono a non seguire e di cui Giorgio Testa non fa nulla. Cioè, volevo dire esattamente quello che ha detto. Perfetto. Quello non sono intervenuto. Perfetto. Quindi
siamo d'accordo, no? sulla questione, diciamo, pratica e di filosofia politica relativa al tema della rappresentanza politica. Bene, allora cerchiamo di dare un ordine, no? a tutte queste variabili che sono tutte opportune, no? Allora, la prima questione è la guerra, e non una guerra qualsiasi, la guerra dei sette anni, no? Una guerra che tra il 1756 e il 1763 vede scontrarsi in quello che è uno dei primi conflitti realmente globali, perché se voi guardate questa mappa potete vedere che gli scontri e i territori interessati da questo conflitto tra potenze europee, no? La Gran Bretagna e la Prussia da una parte, la Francia e l'Austria dall'altra, con i rispettivi alleati, interessa in realtà non solo l'Europa, se non anche il mondo coloniale. No? Quindi è una guerra che, proprio per questa sua caratteristica globale, richiede risorse importantissime per essere combattuta e per essere vinta. Ora, quando la guerra finisce nel 1763, se voi vedete, questo ha a che vedere un po' con la questione che citava la vostra collega, l'Inghilterra esce vincitrice assoluta, sia dal punto di vista dei territori che l'Inghilterra acquisisce rispetto alla Francia che alla Spagna, tanto in America, ma anche se andate un po' a vedere per esempio in India, no? Che inizia a configurarsi come la perla dell'impero britannico, è un trionfo. Ora, è un trionfo che è costato molto, molto, molto caro, no? Perché appunto per muoversi su scenari strategici così diversi e così lontani c'è stato bisogno di spendere molte risorse. E ovviamente il modo che Giorgio III, il Parlamento e i ministri delle finanze della monarchia britannica trovano per risolvere il problema finanziario, cioè come recuperarsi da queste spese, è imponendo tutta una serie di nuovi balzelli e tasse proprio sulle colonie. Ma perché sulle colonie? Beh, prima di tutto perché evidentemente le colonie non hanno appunto rappresentanza politica e quindi si possono imporre molto più facilmente le tasse e i balzelli su una realtà sociale che non ha poi modo diretto di protestare. E poi anche perché, questo è vero, inizia a essere l'economia delle colonie molto 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 dinamica, cioè produce ricchezza, quindi c'è l'idea che si possa intervenire lì proprio perché è un'economia molto molto dinamica. Ora qui ci vuole anche un altro elemento, che è il conflitto che già esisteva, cioè che iniziava a configurarsi tra appunto le economie coloniali e quella che chiamiamo come sistema mercantilista, cioè che è un po' il modo in cui funzionava tutta l'economia e la relazione tra le economie delle madrepatrie e le colonie francesi, spagnole e britanniche, cioè l'idea che Londra comunque deve controllare lei tutto il commercio che avviene nelle colonie. Quindi faccio un esempio. Il tabacco e il cotone prodotti in Virginia non possono essere venduti direttamente sul mercato internazionale, ma devono essere venduti a prezzi ben determinati a Londra, che poi invece li rivende sul mercato internazionale a un prezzo più elevato, no? Facendoci quindi degli importanti guadagni. Ma questo funziona sulle esportazioni, ma funziona anche sulle importazioni, cioè tutti i prodotti di cui le colonie hanno bisogno per la loro vita quotidiana e che potrebbero acquistare, per esempio, lo zucchero, no? Che è uno degli elementi più importanti della vita delle società moderne. Lo zucchero si produce nei Caraibi in abbondanza. Bene, questo zucchero prima deve passare da Londra, che poi lo rivende alle colonie sempre
facendo dei guadagni importanti tra il prezzo a cui l'ha comprato Londra e a quello a cui lo sta rivendendo alle colonie. Ovviamente questo aveva già generando delle tensioni importanti. Quando poi, a partire dal 1764, Londra impone una serie di misure fiscali che sono lo Sugar Act, lo Stamp Act e il Townshend Act, che sono tutte delle misure, per esempio lo Stamp Act, qualsiasi cosa che viene pubblicata nel New England o in Virginia o in North Carolina o in South Carolina deve avere in italiano un francobollo, no? Uno stampo, una bolla, che si paga alle autorità inglesi, un libro, qualsiasi cosa che abbia delle lettere stampate, atti notarili, documenti dei tribunali, eccetera, 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 devono comunque avere un francobollo ufficiale che ovviamente si sta pagando, si sta comprando dalle autorità britanniche. Quindi è una tassa diretta, di fatto è la prima tassa diretta che si sta imponendo alle colonie. E qui inizia, tutto un processo di interazione sempre più impostata sul conflitto le colonie e Londra. Nuovo balzello corrisponde una reazione da parte dei coloni. Vi vorrei far vedere il più importante, perché poi in fondo questo è quello che darà la spinta finale all'inizio della guerra tra le colonie e la madrepatria inglese. A un certo punto praticamente Londra decide di aiutare la vendita del tè che importa la East India Company dall'India nelle colonie. Attraverso una serie di misure fiscali crea una specie di monopolio della vendita del tè che sta esportando la East India Company. Che succede? Che tutti i mercanti anglo-americani vanno fuori mercato praticamente, perché devono pagare più tasse di quelle che invece sta pagando la East Indian Company. Come tutta reazione, nel 1773 un gruppo di coloni travestiti da indiani assalta le navi della compagnia nel porto di Boston e butta in mare più di 300 casse di tè, una perdita commerciale piuttosto importante, ed è una sfida all'autorità britannica assolutamente inaccettabile. Da qui viene poi il Tea Party attuale, no? Cioè quest'idea di recuperare quella tradizione di autonomia, di radicalismo politico, secondo loro, anche dei primi coloni. Beh, siamo quasi alla fine. Saltiamo un po' di passaggi. Allora, il conflitto è, ecco, questo però sia importante, no? Cioè, inizia proprio a articolarsi, come dicevamo prima, attorno all'idea di che le tasse non sono accettabili se non c'è anche però una rappresentanza politica del mondo anglo-americano nel Parlamento britannico, in modo tale che i coloni possano anche difendersi e dire la loro, no? su queste questioni. E qui invece, dal punto di vista invece della monarchia britannica, si propone l'idea che non ci può essere una rappresentanza, perché c'è una singola autorità imperiale che è quella del re e quella del Parlamento, nella quale è rappresentata anche la volontà dei coloni americani. Ecco, questo conflitto avvicina
le colonie del sud, quindi la Virginia, e le colonie del New England. Perché su questo principio, che poi viene usato anche ora, se voi andate a Washington DC, quasi tutte le targhe hanno questa, questo adesivo che viene messo, perché DC, che è District of Columbia, paga le tasse ma non c'è rappresentanza politica. Poi vedremo perché. Però ecco, il principio è proprio questo: no taxation without representation, no? Cioè non si possono imporre tasse se poi non c'è una proporzionale capacità di rappresentanza politica. E questa è una questione su cui invece Londra non transige. Quindi tra il 74 e il 76, il 75, i coloni, quindi gli anglo-americani a questo punto, iniziano a celebrare una serie di importanti riunioni, chiamati congressi. Il primo è nel settembre del 1774, il secondo è nel maggio del 1775. E qui si prendono alcune delle decisioni più importanti sull'organizzazione futura degli Stati Uniti e su come affrontare la guerra con l'Inghilterra. Allora, siccome sono cose importanti, io direi che ce le lasciamo per la prossima lezione, e così non corriamo, no? su temi che comunque sono molto importanti. Quindi riprenderemo i congressi continentali e la guerra di indipendenza.